questo cantiere ha tre significati. Uno, il ruolo attivo della cittadinanza. Due, la consapevolezza delle priorità. Tre, se si insiste i risultati arrivano. Meglio insistere che organizzare la sarabanda dei comunicati. Abbiamo anche saputo cristallizzare la collaborazione di Enel e Terna, che a volte si sentono dei giganti lontani, qui sono stati giganti vicini. Ogni volta si deve capire che l'ordinamento pubblico è fatto da tutti insieme, univocamente. Qui è venuto fuori uno straordinario modello di collaborazione e si diceva, nell'America migliore, è possibile, se ci sono le idee chiare, raggiungere risultati. Qui è una dimostrazione. Ma i tempi previsti sono di un anno. Noi contiamo entro il 2022, possibilmente in anticipo rispetto a fine anno, di completare l'intervento di spostamento, di delocalizzazione della cabina primaria, che verrà sostituita, rinnovata con apparati di nuova tecnologia, con apparati che saranno più performanti, che saranno più affidabili e anche che avranno un minore impatto ambientale, perché saranno più compatti. E quindi insomma penso che sarà veramente un bel intervento sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista innovativo della rete elettrica stessa, perché garantirà miglior affidabilità del servizio elettrico per i cittadini di Teramo. Sono 32.000 clienti, 60.000 abitanti che potranno fruire di una cabina completamente rinnovata, una cabina smart. È una giornata importante, abbiamo voluto qui la presenza del senatore D'Alfonso, ex ovviamente già presidente della regione, perché fu lui che ebbe questa intuizione di voler finanziare questo spostamento, quest'opera così importante, sentita dal territorio, un problema veramente partito dal territorio che è stato raccolto dalla politica e che oggi vede una soluzione concreta alla problematica che era stata sollevata. All'area dell'attuale centrale ci sarà una piazza, una agorà che sarà messa a disposizione del quartiere e che prima non c'era. E nello stesso tempo ci sarà una riqualificazione sotto il profilo ambientale, urbanistico, voglio aggiungerci anche sotto il profilo sanitario, perché una centrale così vecchia, con attrezzature, diciamo, con trasformatori di vecchio stampo, sicuramente sono più problematici rispetto agli impianti che saranno all'interno della nuova centrale. E quindi voglio dire, ci sarà un miglioramento sotto tutti gli aspetti.